Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Eccomi qua. Come promesso, sto cercando di fare molti più video. Adesso che ho le forze, me la sento, sto molto meglio, anche se la bimba cresce, come potete notare, è diventata una palla enorme e piano piano sto entrando al settimo mese, quindi ragazzi, siamo agli sgoccioli. Cioè, io già mi sento un po' così. Già penso che questi ultimi mesi passeranno super veloci e io voglio approfittarne prima della nascita per lavorare e lavorare a più non posso, anche perché appunto uno svago per me, oltre che un lavoro, è una passione, mi fa rilassare tantissimo. E come vi ho detto nel video precedente, i miei buoni propositi sono proprio quelli di cercare di produrre di più sia sui social che materialmente le creazioni, e sì, appunto a rendere tutto molto più personale con dei dettagli particolari, quindi soffermarmi di più sui dettagli. E penso che questa cosa che ora vi mostrerò mi aiuterà tantissimo sia nella velocità, quindi nello sbrigarmi a realizzare queste creazioni, e sia nella particolarità della realizzazione di queste creazioni. Ma di cosa sto parlando? Di questo super paccone che mi è arrivato. Cioè, enorme, ed è in collaborazione con Resiners. Ora vi mostrerò tutto nel dettaglio perché penso che sia l'innovazione. Questo è il mega pacco e ora vi mostro tutto quello che c'è all'interno. Mi sa che devo spostare tutto perché così non vediamo niente. Ed ecco qui intanto il mio bellissimo macchinario. Ora vi faccio vedere. Eccola qua. Ora ve la faccio vedere. Ecco qui. All'interno si presenta con questo che dovrebbe essere il libretto delle istruzioni, però è davvero molto molto semplice. E qui tiro fuori la macchina. Aspettate, tiriamola fuori. Ok. Qui c'è una griglia, questo è il fondo. Quindi dobbiamo semplicemente mettere la griglia e qui mettere le nostre creazioni, quindi i nostri stampi. Una volta messi gli stampi, si chiuderà e aspetteremo che in 2 ore circa la creazione sarà pronta. Quindi la resina si catalizzerà in 2 ore circa invece che in 24 ore. Io non vedo l'ora di provarla, quindi presto faremo qualcosa insieme e la testeremo. Scusate per la sporcizia. Comunque, non è finita qui perché togliamo questi fogli. Perché mi hanno spedito altre cose, sempre che vendono nel loro sito, come questo tappetino per lavorare sia la resina, ma tante altre cose. Cioè, è utile proprio per chi è creativo. Ed eccolo qui. Io mi sa che questo lo posiziono qua per sempre. Eccolo qua. Qui abbiamo anche il logo. E questo è il super tappetino morbidissimo, anti sporco. Si pulisce in poco tempo e con facilità, ed è tipo gommoso, bellissimo ragazzi. Poi questo scotch, che non è uno scotch normale, ma è proprio per la resina, per i lavori in resina,
Questo serve soprattutto per realizzare alcuni tipi di lavori, come per esempio colare la resina su questo genere di ciondolo, per esempio. Quindi abbiamo bisogno di bloccare la resina qui nel fondo. E allora mettiamo sotto questo scotch che ci aiuterà a non far colare la resina sotto e rendere il lavoro più pulito. Poi comunque vi spiegherò meglio in un tutorial, faremo molti lavori insieme e vi farò vedere l'utilizzo di tutte queste cose. Poi tanti altri pigmenti, tanto per cambiare, cioè io ne ho veramente tantissimi, però ne vado alla ricerca sempre di altri, quindi è proprio una mia mania. Questi sono tantissimi pigmenti perlati, metallizzati. Guardate qui, sono belli da aggiungere alla mia collezione. Vediamoli insieme. Guardate qui, sono adatti per la resina, per colorare la resina, ma si possono utilizzare in tantissimi modi anche nelle creazioni, come vedete ogni volta che tocco di colore alle creazioni con questi pigmenti. Sono tutti perlescenti, sono bellissimi. C'è anche il perlato, c'è anche il bronzato, tipo. Il dorato, bellissimi. C'è un altro bianco. Sono un po' diversi questi due, ma sono veramente tantissimi. C'è anche questo qui aranciato che non avevo, ho un altro colore, e anche questo marrone molto molto scuro, un bronzo. E poi c'è anche questo. Wow, questo è bellissimo. Guardate, sono già tutta pigmentata. Bellissimi. Ok. Quindi utilizzeremo anche questi, ovviamente, nel prossimo video. Ed infine, questi fiori secchi, ragazzi, io li aspettavo tantissimo, non li ho mai avuti. Questi sono dei veri fiori secchi. E me ne hanno mandati di tanti tipi, wow, bellissimi. C'è anche in questo kit, danno anche una pinza in omaggio, una pinzetta, ok, per prendere i fiori e non rovinarli. Sono sotto vuoto, quindi io non li aprirò adesso, ma quando mi serviranno ve li mostrerò meglio. Beh, così si vedono. Sono bellissimi questi colori. C'è anche la margherita. Ci sono anche le foglie, bellissime. Non vedo l'ora di provarle insieme a voi. Giù nell'info box trovate tutti i link, sia il link diretto al sito che dei singoli prodotti. Ovviamente troverete sul sito tanti altri macchinari che servono sempre per utilizzare la resina, molto utili e soprattutto introvabili. Cioè, questa per me è la prima volta, non avevo mai visto dei macchinari di questo genere che aiutano tantissimo, soprattutto per chi abitualmente utilizza la resina e serve appunto a velocizzare tutti i processi. Questi macchinari sono il top secondo me. E niente, quindi spero di esservi stata utile. Ovviamente aspettatevi tanti altri video riguardanti la resina e come utilizzare questa macchina che serve appunto per asciugare più velocemente la resina. Ovviamente la testeremo insieme e vi darò il mio parere sincerissimo, ovviamente. Io non sono solita dire cavolate.
Purtroppo ho fatto un video precedente in cui dovevo farvi vedere anche un altro pacco che mi era arrivato, però di cose che ho acquistato io, soprattutto per il compleanno di Delia, però è andato tutto rovinato e adesso ho impacchettato dei regalini, appunto, che sono arrivati da Shein per Delia. E li ho impacchettati, quindi non ve li posso mostrare più. E poi comunque altre cosine, questo reggitelefono fatto così, molto utile. Cioè, ogni volta mi si sono rotti tutti i tipi di questi reggitelefono. Spero che questo mi duri un poco di più. Poi queste striscette in gel. Ok, per unghia, che una volta appunto messe nel fornetto UV dovrebbero indurire e diventare appunto come se fosse una ricostruzione in un certo senso. Boh, vediamo come risulteranno, poi vi farò sapere. Poi ho preso altre cose sempre per la bambina, per la festicciola che faremo il 31 gennaio, perché appunto compie 5 anni, è fatta grande e appunto sarà la sorellina, la sorella maggiore. E niente ragazzi, detto ciò, vi aggiornerò nei giorni seguenti, anche perché vi devo fare anche il video della torta. Ora non so. Lì vabbè, c'è la torta finta in cui poi andrò a mettere tutte le merendine. E niente, quindi ci aspettano giorni belli intensi, pieni di cose. Vi aspetto appunto nei prossimi giorni, sempre qui. Un bacione e grazie come sempre per seguirmi. Se volete seguitemi anche nei vari social, giù nell'info box trovate tutti i link. Alla prossima, ciao ciao!